Allora, vi ho riportato adesso qui sulla slide la struttura di questo inverter trifase, che era quello che avevo disegnato prima sulla lavagna, quindi un inverter trifase a tensione impressa, identifichiamo le tre tensioni trifase, le tre tensioni di polo e ovviamente poi tutte le considerazioni di tipo analitico che abbiamo fatto per determinare, partendo dalle tensioni di polo, le tre tensioni di fase. Sulle slide ovviamente trovate tutto ciò che abbiamo visto poco fa sulla modulazione di un inverter trifase, quindi il legame fra lo stato dell'interruttore dell'inverter e le tre tensioni di fase. Però a questo punto noi abbiamo semplicemente una tabella di corrispondenza, okay? Una tabella che ci permette di correlare qual è lo stato dell'inverter, dell'interruttore dell'inverter e la tensione che c'è sul carico. Il mio obiettivo è quello di avere una tensione di tipo alternativo sul carico e poiché sono in un sistema trifase devo avere le tre tensioni sfasate di 120. Allora, la prima tecnica di modulazione a cui posso fare riferimento, la tecnica di modulazione più semplice. Ricordiamo, la tecnica di modulazione è semplicemente in che modo vado a generare i segnali con cui poi piloto i tre interruttori di sopra e tre interruttori di sotto per avere una determinata tensione sul carico. Va bene? Allora, la prima tecnica, quella più semplice, è la cosiddetta modulazione ad onda quadra. Modulazione ad onda quadra. E se ci riflettete è simile a quella che abbiamo visto nel caso dell'inverter monofase. Ricordate, per l'inverter monofase noi abbiamo generato sul carico un'alimentazione ad onda quadra. Quindi l'obiettivo è arrivare a generare sul carico trifase una forma ad onda analoga a quella che avevo nel caso monofase. Allora, qui vado a rappresentare ad esempio i tre interruttori, quindi S1, S2 ed S3. Facciamo una suddivisione dell'angolo. Questo è l'angolo, divido per 60 gradi, quindi per pi greco terzi. Pi greco terzi, 2 terzi, pi greco e così via. Vediamo qui il corrispondente delle tre tensioni di fase. Okay? Quindi qui ci metto VBN. E VCN, quindi sto rappresentando le tre tensioni di fase e anche qui divido ogni 60 gradi, definisco un sottointervallo. Ovviamente qui arrivo a 2π greco e la cosa si replica perché abbiamo detto sono forme d'onda periodiche. Il periodo appunto è 2π greco. Allora, la modulazione ad onda quadra significa che io devo generare tre segnali ad onda quadra fatti in questo modo, con cui andare a pilotare gli interruttori. S1 per 180 gradi lo mando in conduzione e per i rimanenti 180 gradi lo apro. Ok? Quindi significa che per 180 gradi chiudo questo e apro questo e per i rimanenti 180 gradi apro questo e chiudo quello di sotto. Quindi 1 e 0, va bene? S2 lo modulo con la stessa forma d'onda che dura quindi 180 gradi ma sfasato di 120 gradi. Quindi 60 e 60, 180 gradi, 0 e 0, va bene? L'S3, la stessa cosa, onda di 180, onda quadra 180 gradi,
sfasata di 120 rispetto a S2, quindi comincia qui 60-60, gli altri 60 li prende qui, perché ovviamente è periodico. Quindi vedete che cosa ho fatto? Ho semplicemente generato, sto generando tre onde quadre di 180 gradi, quindi 180 gradi on e 180 gradi off, 1 o 0 come lo vogliamo dire, tre forme d'onda sfasate fra di loro di 120 gradi, quindi onda quadra di 180 gradi sfasate fra di loro di 120 gradi, e ho bisogno per avere, vi ricordate, le tre forme d'onda sfasate di 120 gradi del sistema trifasico. Allora, se a questo punto vado a modulare il mio inverter con questi tre segnali di modulazione, quindi immaginate che poi quello che dovrete fare nelle esercitazioni dell'inverter, partirete da una modulazione di questo tipo. Cioè, immaginate di realizzare un circuito di controllo che vi genera queste tre forme d'onda con cui andate a pilotare i tre interruttori superiori dell'inverter. Ovviamente poi prendete il segnale negato e ci andate a pilotare quello di sotto, va bene? Quindi significa che l'interruttore di sopra pilotate con questo qui chiuso e qui aperto, quello di sotto sarà esattamente speculare, ok? Per i primi 180 gradi aperto e poi chiuso, va bene? Cosa succede? Quali sono le tensioni di fase che escono fuori nel momento in cui vado a generare questi tre segnali di modulazione e ci vado a pilotare l'interruttore? È semplice, noi abbiamo la corrispondenza, l'abbiamo creata prima, la corrispondenza fra lo stato dei tre interruttori e le tensioni di fase. Andiamo a prendere i primi 60 gradi. Allora, nei primi 60 gradi cosa succede? Quindi in questa prima parte cosa succede? Succede che S1 è uguale a 1, S2 è uguale a 0, S3 è uguale a 1, ok? Quindi se io mi fermo al primo intervallo, nel primo intervallo ho S1 chiuso, S2 aperto, S3 chiuso. Quali sono le tensioni QAN, QBN, QCN che corrispondono a 1, 0, 1? Andiamocelo a vedere. Dove sta? Eccolo qua. 1, 0, 1. Ho QAN uguale a un terzo, che ho chiamato Q con S, QDC è la stessa cosa, le tensioni d'ingresso. Quindi QAN uguale a un terzo Q con S, quindi questo per me è un terzo V con S, positivo. VBN meno due terzi, V con S, V con DC è la stessa cosa, quindi questo è un terzo, questi sono due terzi. VCN uguale a un terzo V con S, più positivo. Questo qua. Va bene? Primo intervallo, queste sono le tre tensioni di fase. Secondo intervallo, quindi da 60 a 120, 1, 0, 0, ok? Andiamo a vedere 1, 0, 0 a cosa corrisponde. Eccolo qua. 1, 0, 0, avevo calcolato che VAN era 2 terzi VDC, VBN meno un terzo, quindi passo da meno 2 terzi a meno un terzo, VCN meno un terzo, quindi passo da più un terzo a meno un terzo. Andiamo avanti. Terzo intervallo, 1, 1, 0. Ok? Cioè voi dovete immaginare che se vado a alimentare il primo interruttore con questo, il secondo con questo, il terzo con questo, si costruisce nell'angolo una forma d'onda che è quella che ci stiamo costruendo adesso. Quindi se andate con l'oscilloscopio vedete questa. Va bene? Se tutto funziona. Allora, 110 è questa qui. 110 significa QAN uguale a un terzo per VDC, VBN uguale a un terzo più un terzo,
Vcn è uguale a meno 2 terzi, quindi passo da meno 1 terzo a meno 2 terzi. Ok? Andiamo avanti, in quest'altro intervallo 0, 1, 0. 0, 1, 0 è questo qui. 0, 1, 0 significa Vn è uguale a 1 terzo. Qui ho sbagliato, meno 1 terzo. È meno 1 terzo, eh? Ah, è meno 1 terzo. Allora. Vn è uguale a meno 1 terzo. Vbn è uguale a 2 terzi. Vcn è uguale a meno 1 terzo. Quindi passo da meno 2 terzi a meno 1 terzo. 0, 1, 1, siamo nel penultimo intervallo, poi considerate che questo si replica nel tempo, esattamente perché la generiamo periodica, quindi 0, 1, 1, 0, 1, 1 è questa qui, quindi abbiamo Vn uguale a meno 2 terzi per Vdc, Vbn è uguale a 1 terzo, quindi passiamo da 2 terzi a 1 terzo, Vcn è uguale a 1 terzo, quindi passiamo da meno 1 terzo a più 1 terzo. Ultimo intervallo, 0, 0, 1. E questo qui, 0, 0, 1, significa Vn è uguale a meno 1 terzo, Vbn è uguale a meno 1 terzo, Vcn è uguale a più 2 terzi. Vedete che è uscito fuori? Se poi attacchiamo, le replichiamo nel tempo esattamente le stesse, perché si replicano queste, io le faccio replicare nel tempo. Vedete cosa ho generato sul carico? Innanzitutto sono tre forme d'onda che sono anche meglio dell'onda quadra. Perché se il mio obiettivo è generare una sinusoide, vedete, ho creato una forma d'onda che è anche meglio di un'onda quadra, rispetto all'onda quadra si avvicina di più una sinusoide. Questa è la cosiddetta forma d'onda a 6 gradini, 6 steps. L'onda a 6 gradini è la tensione che mi trovo come tensione di fase nel caso di carico collegato a stella nel momento in cui vado a modulare l'inverter con una tecnica di controllo ad onda quadra. Ok? Quindi la tecnica di controllo a onda quadra, vedete, presuppone che io vado a modulare gli interruttori con questa forma d'onda che replico nel tempo. Questa forma d'onda come segnale di controllo degli interruttori, questo è il segnale con cui vado a pilotare gli interruttori, pilotando con questo segnale le tensioni, quindi qua sto sul carico, qua sto sull'inverter, un segnale, circuito di controllo, qui sto sul carico, qua è la potenza, circuito di potenza, carico, sono delle tre forme d'onda, vedete che sono i massi, mi sono sfasati 120 gradi uno con l'altro, sono tre forme d'onda sfasate 120 gradi, periodiche, a valor medio nullo, che di fatto rappresentano l'alimentazione del carico attraverso l'inverter. Quindi è la forma d'onda più semplice di andare a generare delle forme alternative sfasate di 120 gradi per un carico a stella. Va bene? È l'equivalente dell'onda quadra che abbiamo visto per l'inverter monofase. L'inverter monofase, vi ricordate, su un'unica fase sul ramo io andavo a pilotare con questo e sull'altro col complementare. Qui sto in un sistema a trifase, quindi ho i tre switch dell'inverter che vado a pilotare con questa forma d'onda. Il risultato è questo qui. Quindi i tre segnali, vedete che replico nel tempo, i tre segnali, o meglio, le tre tensioni a 6 gradini sfasate di 120 gradi che ottengo sul carico. Va bene? Vedete, in questo modo è un motore, il motore lo sto facendo girare con un po' di armoniche, perché questa conterrà delle armoniche, le vedremo pure, ma comunque gira. Sto alimentando un carico trifase a stella. Va bene?
E se il carico, anziché essere a stella, fosse collegato a triangolo, quale differenza ci sarebbe? Il carico può essere collegato a triangolo, non è detto che debba essere collegato a stella necessariamente. Se è collegato a triangolo, così, che differenza c'è fra tutto ciò che ho detto finora e il caso del carico collegato a triangolo? Non c'è più centrostella, o quantomeno centrostella ci può anche essere, perché io questi tre valori di tensione li posso sempre riferire a un centrostella, ma non c'è fisicamente il potenziale del centrostella, perché il carico l'ho collegato a triangolo. Sapete come si fa nei circuiti trifase, se ho i carichi collegati a triangolo, ad avere comunque un riferimento della tensione di centrostella? Sapete come si fa? Immaginate che io generi, non con inverter, mi generi con tre generatori, le tre tensioni sfasate 120 gradi, alimento un carico collegato a triangolo, ho bisogno, perché devo valutare anche la tensione di fase, ho bisogno di accedere al centrostella. Come si accede al centrostella se io ho il carico collegato a triangolo? Questo non c'entra niente con l'inverter, però faccio un refresh di elettrotecnica, comunque c'è utile. Come si fa? Immaginate, ho queste tre linee con cui alimento il carico a triangolo, ho bisogno del potenziale di centrostella. Come posso fare? Qualcuno di voi lo sa, però si vergogna a dire. Ditemi che è così, perché no, ci piegano le braccia. Come si fa? Però quello è un carico che tu hai, quindi immagina che lo stai alimentando, però hai bisogno anche di misurare la tensione di fase per capire come la tensione, come l'andamento della tensione, per avere comunque un riferimento di centrostella, che qui purtroppo non hai, perché non hai il potenziale. Se non c'è il potenziale, lo si crea. Prendo tre condensatori, li metto a stella e li derivo. È stato detto un po' a qualche altro corso, no? Immagino. E quindi, se ho il carico a triangolo e ho bisogno comunque di monitorare la tensione di fase, che non c'ho sul carico, perché non c'è più il centrostella, non ho più un punto da cui andare a prendere la differenza di potenziale per capire quant'è la tensione di fase, qui ho solo le tensioni concatenate, va bene? Se ho bisogno di accedere al centrostella, mi derivo tre capacità. Ovviamente faccio in modo che queste capacità non assorbano corrente, perché nel momento in cui si stabilizzano, in teoria la corrente è molto bassa, e quindi vado a prelevare da quelle tre capacità messe a stella il centrostella, quel valore, quel potenziale che sia misurato su un carico, che sia misurato da qualche altra parte, sempre quello è sempre il riferimento della tensione di fase. Ricordate? Penso l'abbiate visto più volte a elettrotecnica e altri corsi. Comunque, in questo caso un carico a triangolo. Carico a triangolo, la tensione su ogni fase del carico, che non è più la stellata, è la tensione concatenata. E qual è il valore della tensione sul carico? Se volete, mi sono ricondotto a quello che era il caso monofase. Nel caso monofase, vi ricordate, la tensione sul carico era la differenza della tensione fra due, il carico, vi ricordate, lo mettevo qua, quindi era la differenza di potenziale fra il punto A e il punto B, e qui è la stessa cosa, la tensione che agisce su AB è esattamente la differenza di potenziale fra polo A e polo B, quindi è VA0 meno VB0, mi dà esattamente questa tensione, va bene? La stessa cosa per VAC, la stessa cosa per VBC, quindi non ho più un centrostella, perché ho il carico collegato al triangolo, e le tensioni che agiscono sulle fasi non sono più le tensioni stellate, perché non c'è la stella, sono le tensioni concatenate, che banalmente le ricavo così, come differenza di potenziale. Ognuna di quelle fasi è collegata fra due poli, vedete? VAB
Quindi questa fase è collegata tra questi due poli, questa fase è collegata a questi altri due poli, questa fase è collegata a questi. Quindi alla fine le tensioni su ogni fase del carico non sono altro che differenza di potenziale tra le tensioni di polo. Molto più semplice rispetto al caso di carico a stella, in cui si genera la tensione stellata e quindi il potenziale di centro stella. Va bene? A questo punto, cosa succede se applico al mio inverter questa stessa tecnica di modulazione? Voglio vedere cosa succede sul carico nel momento in cui utilizzo la stessa tecnica che mi ha generato, nel caso di carico a stella, questa tensione, che è l'onda a 6 gradini, la 6 steps modulation. Succede questo. Lo stesso grafico di prima, è questo qui. L'unica differenza è che per calcolare, per calcolare la VAB, perché a questo punto la tensione su questa fase non è più la stellata VAN, è la concatenata VAB, ok? La VAB a quanto è uguale a V con A0 meno V con B0. V con A0, se Q1 S1 è uguale a 1, quant'è? V a 0 quant'è? Se Q1 S1 è uguale a 1, V a 0 quant'è? È un DC. VB0, se S2 è uguale a 0, quant'è VB0? Se questo è aperto e questo è chiuso, VB0 è uguale a 0. Quindi significa che VAB, che è V con A meno V con B, è esattamente VDC meno 0. Eccolo qua. Questo è VDC, va bene? Nel secondo intervallo, VAB, sempre questo meno questo, quindi dovete associare la tensione di polo allo stato dell'interruttore. 1, 0, se è 1 e 0 è lo stesso di prima, quindi è VDC. VDC, VDC, 0, 0 meno VDC, perché V con A, 0 meno V con B, 0, V con B, 0 è VDC, quindi è meno VDC, meno VDC, 0, vedete, dovete vedere solo i primi due, e così via. Vedete che cosa ne esce fuori? La stessa cosa se faccio VBC, quindi faccio la differenza tra queste due, vedete, meno VDC, 0 e così via. Quindi vi costruite una forma d'onda che è diversa rispetto a questa, perché qui avevo le tensioni stellate e ogni tensione era la combinazione lineare di tutte e tre le tensioni di polo. Attenzione, nel caso di tensione stellata, ogni tensione era la combinazione lineare di tutte e tre le tensioni di polo. Nel caso di carico a triangolo, la tensione sulla fase è semplicemente la differenza di potenziale fra due sole tensioni di polo. E quindi quello che gli viene fuori è questo. Vedete che è diverso rispetto alla six steps, ma è sempre una forma d'onda alternativa, tre forme d'onda sfasate di 120 gradi. Però la faccia di questa è diversa rispetto all'onda a 6 gradini. Va bene? Quindi vedete, la stessa tecnica di modulazione, se applicata a un carico a stella, andate a misurare la tensione stellata, quindi il polo rispetto al centro stella, esce fuori una forma d'onda di questo genere. Se invece collegate il carico a triangolo e andate a misurare la tensione sulla fase, che a questo punto è la concatenata, quello che viene fuori è questa forma d'onda. Va bene? A parità di tecnica di modulazione, cambiando semplicemente la disposizione del carico, nel caso, primo caso a stella, nel secondo caso a triangolo. Ma questa forma d'onda è la stessa che mi viene fuori da qui, nel momento in cui l'oscilloscopio, questo ve lo dico perché è un errore che si fa molto spesso, se avete il carico collegato a stella e con l'oscilloscopio vi andate a misurare questo e questo,
anziché andarmi a misurare questo e questo, perché è un po' più complicato andarlo a cercare nell'inverter, ma nel carico dell'inverter di fatto è abbastanza semplice, quello che vi viene fuori, se nel caso di carico collegato a stella misurate la tensione concatenata, non vi aspettate che esca questo, uscirà questa, perché state misurando appunto la tensione concatenata. Poi se il carico è a stella, quella sarà la tensione concatenata di un carico a stella, se il carico è a triangolo, quella sarà la tensione di fase, va bene? Ragazzi, ricordatevi, ripetetemi, carico a stella, carico a triangolo, perché c'è una differenza fra i due. Ad esempio, se vi dicono di un carico la tensione nominale nel caso di collegamento a stella e poi lo collegate a triangolo, fate un errore di radical 3. L'errore di radical 3 può distruggervi il carico. Quindi attenzione al caso dei riferimenti stella e triangolo. Anche qui il valore massimo che ha la tensione quant'è? Lasciando stare gli sviluppi in serie, poi avremo gli sviluppi in serie, la sinusoide, quello che volete. Se andate a misurare la concatenata, la tensione massima che raggiunge la tensione concatenata quant'è? È VDC, tutta la piena tensione di ingresso. Nel caso invece di collegamento a stella, la tensione massima che sta sulla fase quant'è? È più bassa, è 2/3 di VDC. Per questo vi ho detto, attenzione, voi sapete che c'è una differenza fra collegamento a stella e collegamento a triangolo. E le tensioni massime a cui è sottoposta una fase sono diverse nel caso di collegamento a stella e collegamento a triangolo. Quindi attenzione a fare questa differenza. Ok? Quindi significa che in questo caso la tensione sulla fase coincide con la tensione concatenata, quindi rispetto allo stesso carico collegato a stella ogni fase è sottoposta a una tensione maggiore. Quindi bisogna capire, quando si va a collegare a triangolo un carico, se la tensione di isolamento del carico è compatibile con la tensione che state applicando. Va bene? Non è la stessa cosa collegare un carico a stella al triangolo, cioè cambiano completamente. Ad esempio, anche quando vedete un'induttanza trifase o un motore elettrico, sulla targa vedete la tensione nominale riferita a un tipo di collegamento. Se c'è scritto 220 volt stella, significa che la tensione nominale della fase con i morsetti collegati a stella. Se c'è scritto a triangolo, con i morsetti collegati a triangolo. Va bene? Quindi se c'è scritto 220 volt collegamento a triangolo, significa che la tensione nominale di ogni fase è 220 volt. E quella fase, voi non ci potete applicare i 380 volt che sono la concatenata di una trifase. Fate aumentare tutte le perdite, rischiate di distruggere il motore con l'induttanza. Facciamo un altro passetto avanti? Ce la fate o non mi la fate, come si dice? Ditemelo sinceramente, perché io preferisco più andare per gradi e al massimo poi recuperare un'altra ora per mezza, però lasciarvi pure il tempo di capire le cose e non buttarvi tutti i concetti, perché quello abbiamo visto oggi. Di fatto è una cosa che voi già sapete, avete fatto ampiamente in elettrotecnica. Però la declinazione sui convertitori elettronici presuppone che voi espandiate un po' la vostra conoscenza anche per tipologie di forme d'onda di questo tipo, questo tipo discreto, anche se stiamo applicando banalmente i principi elettrotecnici, noi non stiamo facendo nulla di più, non siamo entrati nella fisica degli interruttori, abbiamo semplicemente detto che questi sono gli interruttori che mi collegano a questo punto o al potenziale di sopra o al potenziale di sotto, e tutto ciò che ne deriva è semplicemente una declinazione dei principi dell'elettrotecnica a questo tipo di circuito. Non c'è nulla di più, però è importante che voi capiate cosa alla fine c'è dietro le equazioni, perché se non capite cosa c'è dietro le equazioni, quando poi andiamo a parlare di questo vi perdete. Facciamo giusto un altro passetto in più, ce la fate?
non mi andate in apnea, no? Allora, facciamo anche perché è una semplice posizione di tipo analitico, poi la trattazione completa la facciamo la prossima volta, lunedì prossimo. Però è importante per cominciare a capire poi cosa significa alimentare un carico con questa forma tonda. Allora, innanzitutto ribadiamo il concetto. Ho un carico collegato a stella. Questo carico collegato a stella, se vado a misurare la tensione di fase, che coincide con la stellata, perché è collegato a stella, esce fuori questa. Se dello stesso carico vado a misurare, quindi messo a stella, vado a misurare la concatenata, esce fuori questa tensione. Allora, se io devo fare, voi sapete benissimo che fra tensioni di fase e tensioni concatenate c'è una relazione con lo sfasamento che arriva a 3, no? Allora, se devo andare a fare lo sviluppo in serie di una forma d'onda, mi conviene farlo di questa e non di questa, visto che poi c'è un passaggio, c'è un'equivalenza fra l'una e l'altra. Questa è un po' più complicata, perché più complessa rispetto a questa qui. Allora io faccio lo sviluppo in serie di questa qui e poi sfrutto il passaggio da trifase a stella a concatenata per ricavare le stesse equazioni che otterrei facendo lo sviluppo di questa. È equivalente, posso anche esercitarmi a fare lo sviluppo di questa, ma il principio è semplicemente per farvi capire qual è lo strumento che devo utilizzare per fare un'analisi qualitativa della forma d'onda che mi esce fuori. Allora, questa forma d'onda, caratterizzata dalle tre tensioni concatenate, vede il valore massimo Udc e poi la forma sfasata. Allora, vi ricordate, per semplificare lo sviluppo in serie, la forma più semplice è quella sul quarto pari e sul quarto dispari. Ricordate che mi permette di abbattere tutti i termini a con n dello sviluppo in serie e di togliere nei termini b con n tutti i termini pari. Quindi se riesco a sfruttare la simmetria sul quarto dispari, ad esempio, mi elimino, mi semplifico molto lo sviluppo in serie di Fourier. Quindi noi adesso dobbiamo, il nostro obiettivo è, questa è la forma d'onda che va sul carico, caratterizziamola secondo lo sviluppo in serie di Fourier, così ricaviamo la fondamentale, che è il mio riferimento, e tutto ciò che invece è quello che è indesiderato, che sono le armoniche. Vabbè, però le dobbiamo quantificare per poi capire se questa è una buona forma d'onda, se applicata a un certo carico quali armoniche verranno abbattute e quali non verranno abbattute. Allora, per sfruttare la simmetria del quarto dispari, io quella forma d'onda la devo, prendiamo solo la prima, tanto sono tutte e tre uguali e sono sfasate semplicemente di 120 gradi, quindi fatto su una e ho fatto su tutte. Allora, per sfruttare la simmetria, io ho una forma d'onda che fa così, qui è 0. Allora, cosa posso fare? Poi qui che cosa si ha? Si ha un altro tratto in cui è 0 e poi se ne va di nuovo a meno Qdc. Quindi Qdc più Qdc meno Qdc. Se io mi metto in questa posizione, quindi questo qui è pi greco terzi, quindi mi sfaso di pi greco sesti e quindi il mio riferimento lo prendo qua, quindi ottengo questo 0, questo pi greco sesti, questo 5 sesti pi greco, questo meno pi greco sesti e questo meno 5 sesti pi greco. Ok? Mi posso fermare a questo, al quarto, no? Della forma d'onda, e quindi posso sfruttare la simmetria sul quarto dispari e fare lo sviluppo in serie di questa forma qui, da meno 5 sesti pi greco a più 5 sesti pi greco. Va bene? Andando a richiamare quella che è l'equazione dello sviluppo in serie, di cui abbiamo detto questo auspicabilmente è 0, perché io genero i segnali di modulazione per far sì che questo termine, che è il valore medio, è esattamente uguale a 0. Questi termini sono nulli, perché ho sfasato la forma d'onda per far sì che sia simmetrica sul quarto dispari, e di questi termini ci sono solo i termini dispari. Va bene? Quindi la fondamentale, che è l'ordine 1, terza, quinta, settima, nona, undicesima e così via. Il termine b con n lo ricavo facendo l'integrale da meno
5 sesti pi greco a meno pi greco sesti della funzione, in questo caso la funzione meno q di c, in questo intervallo assume il valore di meno q di c, meno q con s, scusate, no? Sincronizzate i due valori, meno q di c seno di n omega t di omega t, va bene? Quindi c'è il primo integrale che è questo pezzo qui, poi c'è questo secondo integrale in cui da meno pi greco sesti a tutti greco sesti, in cui la tensione è nulla, quindi non c'è integrale, è uguale a zero, e poi l'altro pezzo di integrale da più pi greco sesti a 5 sesti pi greco, va bene? E quindi è quest'altro pezzo di integrale, tutto 1 su pi greco. Se vado a fare i calcoli, ovviamente v con s lo posso portare fuori, quindi immaginate questo l'ho eliminato, v con s lo porto fuori dall'integrale, e ho v con s diviso pi greco, vado a fare l'integrale del primo termine, è meno seno n omega t, il cui integrale è meno, che si elide col meno, 1 su n coseno di n omega t. Quindi 1 su n coseno di n omega t calcolato fra meno pi greco sesti e meno 5 sesti pi greco, poi meno 1 su n coseno di n omega t calcolato fra 5 sesti pi greco e pi greco sesti. Va bene? Se mi vado a fare i calcoli, li trovate, non è importante, comunque i calcoli sono riportati anche nelle slide, sono semplici posizioni trigonometriche, alla fine quello che ne viene fuori come termine b con n è 4 v con s diviso n pi greco seno di n pi greco mezzi seno di n pi greco terzi. Quindi se mi vado a fare i calcoli, questo è il valore di b con n che ne esce fuori. B con n, vi ricordo, è il termine che poi va inserito all'interno dello sviluppo in serie, e quindi rimettendolo all'interno dell'equazione originale, questo abbiamo detto che è 0, questo abbiamo detto che è 0, quindi VAB è uguale a sommatoria per n che va da 1, qua non è 0, è 1, a infinito, di questo termine qua, vedete, per il seno di n omega t. Quindi ne esce fuori questa espressione dello sviluppo in serie di Fourier. Quindi questa è l'espressione, questa equazione qui, è lo sviluppo in serie di Fourier dell'onda quadra che esce fuori dalla modulazione che abbiamo imposto all'inizio. Se andiamo a esaminare bene questi termini, quindi, cosa ne esce fuori? Vedete che n può valere da 1, 3, 5, 7 e così via. Nel momento in cui n è uguale a 3, e a multipli di 3, questo termine qui, n pi greco terzi, che valore assume? Per n uguale a 3 o a multipli di 3, viene pi greco, 2 pi greco, 3 pi greco, 4 pi greco e così via. Cioè, quando n, l'indice n, è un multiplo di 3, il coefficiente dello sviluppo in serie che valore assume? Seno di pi greco, quant'è? 0, di 2 pi greco, di 3 pi greco, di 4 pi greco, quindi significa che per tutti i multipli di 3 si abbatte l'ampiezza dell'armonica, e questa non è una cosa di poco conto, cioè significa che tutte le armoniche di ordine 3 si abbattono, ma soprattutto si abbatte l'armonica di ordine 3, che nel caso in cui ci sono solo armoniche dispare è quella più vicina alla fondamentale, vi trovate? Perché c'ho la prima, che è la fondamentale, poi c'ho la terza, che sta vicino, e poi c'ho la quinta, che già sta più lontano. Quindi se io la terza la batto, perché ne esce fuori dallo sviluppo in serie, nel caso del collegamento a triangolo, a stella, si abbatte la terza armonica, significa che già a livello qualitativo ottengo una forma d'onda migliore, che la terza armonica scompare, va bene? Quindi quello che ne viene fuori sono una sommatoria di armoniche in cui, vedete, scompare l'ordine 3, quindi la prima, la quinta, la settima, l'undicesima e così via, scompaiono tutte le armoniche di ordine 3, e questo è lo sviluppo in serie. Questo più pi greco sesti che c'è sulla VAB, ricordate perché abbiamo sfasato di pi greco sesti la forma d'onda originale, perché l'abbiamo dovuta centrare per essere simmetrica sul quarto stemma. Quindi ce lo ritroviamo qui. E queste poi sono le forme d'onda sfasate di 120 gradi che vi stabiliscono qual è il valore VAB, VBC e VCA
dello sviluppo in serie di Fourier delle tre grandezze di tipo quadratico che abbiamo ottenuto dalla modulazione a onda quadra. Per cui queste mi consentono di stabilire qual è la armonica fondamentale, che è la sinusoide a cui faccio riferimento nel momento in cui devo andare a caratterizzare il funzionamento del carico. Dalla quinta in poi, per fortuna non dalla terza, ma dalla quinta in poi, sono tutte le armoniche superiori che mi generano il THD, la distorsione, che è quella che poi devo cercare in qualche modo di limitare. Va bene? Però già una modulazione di questo tipo, come vedete, ha un vantaggio di eliminarmi la terza armonica. Quindi se io vado a fare lo sviluppo in serie o prendo un oscilloscopio che mi fa l'FFT della forma d'onda sul carico, la terza armonica non la troverò, comincerò a trovare dalla quinta armonica, e la quinta armonica, come sapete, già viene parzialmente abbattuta dall'impedenza, perché l'impedenza di corrente che vede la quinta armonica è un'impedenza superiore di 5 volte rispetto all'armonica, all'impedenza della prima armonica. Quindi significa che ottengo un abbattimento della corrente di quinta armonica. Va bene? La terza armonica non c'è, quindi la corrente che ne deriva è una corrente, fra virgolette, più pulita, proprio perché scompare la terza armonica. E questi sono i tre valori delle forme d'onda. Se volessi poi andare a ricavare la tensione stellata, basta che mi riporto dalla tensione concatenata alla tensione stellata con il radical 3 e lo sfasamento, e quindi ottengo le tre tensioni di fase, lo sviluppo in serie, vedete, come derivazione rispetto alla tensione concatenata delle tre tensioni di fase, cioè il radical 3, c'è lo sfasamento, va bene? Che mi riporta anche in fase le tre tensioni. Le correnti, facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nel caso dell'inverter monofase, esattamente la stessa cosa. Per ottenere la corrente di fase della prima fase basta che faccio la tensione di fase diviso l'impedenza e ottengo la corrente di fase, e quindi divido, vedete, l'impedenza di fase, tensione diviso impedenza di fase con lo sfasamento dell'armonica. E questo è esattamente ciò che abbiamo visto già nel caso di inverter monofase, quindi si replica esattamente la stessa cosa. L'unica differenza è che qui di queste ce ne ho tre, che sono sfasate di 120 gradi. E ricordate che ogni armonica di corrente è sfasata in maniera diversa rispetto alla rispettiva armonica di tensione. Un conto è la fondamentale, che tiene conto dello sfasamento fra il valore attivo, quindi della resistenza e della riattanza alla prima armonica, che può essere un valore, insomma, qualsiasi valore, man mano che aumenta l'ordine di armonica, tensione e corrente tendono a mettersi in quadratura, perché aumenta l'incidenza della reattanza rispetto a tutta l'impedenza, perché questa rimane costante con l'aumento dell'ordine di armonica. La reattanza invece aumenta, quindi quella di quinta armonica è 5 volte superiore rispetto alla reattanza di prima armonica, quindi significa che la corrente in armonica tende a mettersi in quadratura rispetto alla tensione. Però i discorsi sono esattamente quelli che abbiamo fatto, quindi vedete, partiamo da una modulazione, quindi la generazione di una tensione concatenata, se mi metto a misurare i morsetti della concatenata, o una tensione di fase, se ho il carico a stella e misuro polo centrostella, quindi ottengo questa forma d'onda, ne faccio lo sviluppo in serie mi permette di caratterizzare in termini qualitativi la forma d'onda che ho generato. La fondamentale avrà una certa ampiezza, basta mettere il n uguale 1 dentro lo sviluppo in serie e ho l'ampiezza della fondamentale, e poi un ordine di armoniche che nel caso specifico parte dalla quinta armonica. Questo è in generale quello che adesso, ad esempio, vedrete nella simulazione, quando andrete a fare la simulazione dell'inverter trifase, credo domani. Dove siete arrivati alla parte numerica? Avete terminato la parte DC? Credo che la prossima volta fate direttamente il DC a C. Comunque, diciamo, quando farete la caratterizzazione in termini numerici
di un inverter trifase, non farete altro che andare a vedere attraverso i grafici quelli che sono gli sviluppi armonici di tensione e corrente, e quindi caratterizzerete dal punto di vista numerico quello che abbiamo visto dal punto di vista analitico. Nella parte sperimentale realizzerete un circuito che implementerà questa tecnica di modulazione e poi successivamente una tecnica di modulazione più evoluta che mi permetterà di abbattere ancora maggiormente l'ordine dell'armonica, e quindi andremo ad analizzare dal punto di vista qualitativo anche sperimentalmente quella della corrente.